Ciao gruppo, sono qui nella chiesa, detta Chiesa Bianca a Casoretto, e la mia indagine parte dal nonno di Melzi, Giovanni Melzi, che era sposato con Beatrice Tanzi e che di conseguenza si fecero ubicare qui alla loro morte. Noi siamo qui davanti e la mia indagine parte proprio da questo quadro, che questo quadro è una cosa estremamente importante. Intanto vediamo il quadro. Bergognone dipinse sempre su commissione della famiglia Tanzi questo quadro. Il particolare di questo quadro qui, qual è? È al feretro chiuso. Il feretro chiuso è una particolarità che non esiste in quasi tutte le iconografie e le raffigurazioni rinascimentali. Secondo una regola agostiniana, Gesù risalì in cielo col feretro chiuso perché, essendo un'immagine eterea spirituale, non aveva bisogno di aprire il sepolcro. Quindi questa è un'esattezza in realtà che non vedremo mai in nessuna raffigurazione. E la cosa particolare è che nella Bibbia c'è scritto che un angelo invece apre il sepolcro per la testimonianza agli altri. La cosa particolare è che un angelo aveva bisogno, che era stato un angelo ad aprirlo, aveva bisogno di aprirlo. Un'immagine eterea e spirituale come Gesù aveva bisogno di aprire il feretro. In particolare qui sono sepolti Giovanni e qua ci sono San Giovanni, i due Giovanni, cioè Giovanni l'Evangelista a sinistra con la moglie, raffigurati in vecchia età, in età abbastanza avanzata, e accanto c'è San Giovanni. Due Giovanni difficilmente vengono raffigurati. E questo è quello il terzo Giovanni, Giovanni Melzi, tre Giovanni, la lettera G è la settima dell'alfabeto. Come vediamo c'è un particolare che c'è in tutti, vedete? Guardatemi, sono stati messi, tutti i lumini sono stati messi davanti. Vengono messi lumini accanto qui, non vengono messi davanti alle tombe, perché questa è una tomba, un sepolcro. Io credo che i lumini sono stati messi qui perché non ci sono più le tombe. Nel 500 sono state fatte tante raffigurazioni. Questa chiesa del 400 è stata raffigurata parecchie volte, è stata ricostruita. Tutte le volte che è stata rielaborata, evidentemente non da come è nuova la struttura esterna, è stata più volte rimaneggiata. Fonti certe dicono che le tombe, quando è stato ristrutturato, è stato messo accanto all'oratorio, qui al chiostro, qui accanto, e non sono state più messe qui, motivo per cui sono stati messi i lumini di fronte al sepolcro. Sul sepolcro. Io credo che il mistero di Melzi parte addirittura dal nonno. Il nonno era un iniziato della famiglia Tanzi, una famiglia importantissima del periodo sforzesco, era un duca, aveva una carriera formidabile. Per dirvela, faceva parte di un ordine iniziatico. E ora bisogna capire come la discendenza da partire da Giovanni a Melzi sia arrivata a questo silenzio. Io credo che il silenzio di Melzi parta addirittura da San Giovanni. Vi farò più sapere più avanti. Saluto il gruppo, facciamo una carrellata alla chiesa che è molto bella. Come vedete, è stata adoperata per tutte le altre icone la stessa maniera. La chiesa è stata ristrutturata più volte e non rispecchia più la Chiesa Bianchi che Tanzi su commissione nel 400 fece avvenire, non sappiamo com'era. Cesare Borromeo dormì addirittura qui una volta, Carlo Borromeo. Non abbiamo altre testimonianze, indagherò più avanti e vi farò sapere. Ciao gruppo. Siamo dovuti riuscire perché stava iniziando la messa, allora ho preferito, scusate se parlavo a bassa voce, ma volevo rispettare magari i credenti e lasciarli nel loro rito. Questa chiesa che vedete qui è stata ricostruita dopo tante volte da Tibaldi, uno dei più grandi pittori e architetti che c'era, sempre su commissione di Borromeo.
San Carlo Borromeo. E hanno cercato di rifarla come era stata fatta, come era stata richiesta da Tanzi, perché più volte non era così. L'unica cosa che è rimasta è la parte sotto, come vedete ci sono dei simboli. Adesso vi dico che questa è una chiesa iniziatica. Stranamente davanti alla chiesa c'è una stella. Una stella che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 punte. Io credo che sia la rosa dei venti con gli emisferi laterali, del polo nord e del polo sud. Particolare che si fa percepire che già nel 400, quando esisteva già questa parte, e qualora che sapevano già la concezione terrestre. Ora io volevo farvi vedere questa chiesa soprattutto per un particolare. Quando vi ho detto che le tombe non stavano più dentro, secondo me lo posso confermare, perché come vedete sono stati messi i lumini di fronte alle tombe, di solito vengono messe di lato per far pregare i cari e le discendenze, per pregare vicino ai loro cari. Questo non può avvenire perché il cancello è chiuso e ci sono i lumini di fronte. Allora questo mi fa pensare che lì non ci sono più dei morti, perché la famiglia Melzi in teoria potrebbe ancora in vita, potrebbero venire qui a vedere i loro cari. E io penso invece che quando è stata ricostruita la chiesa sono state messe qui vicino all'oratorio. Vi faccio vedere cosa si vede. Questo oratorio, questo chiostro laterale, è quello dove secondo me sono state ubicate tutte le tombe nel momento in cui dovevano ricostruire la chiesa. Io credo che siano state lasciate lì, perché poi questa chiesa non ha, come tutte le altre, i soliti cimiteri o le cripte sotto. Credo che il mistero di Melzi parte direttamente da qui. E se oltre alla scomparsa del nipote ci sia anche la scomparsa del nonno, che sia una scelta iniziatica, questo non lo sappiamo. Possiamo solamente limitarci a indagare e vedere dove va a finire. Io ringrazio tutti, ringrazio l'Arco di Diana e vi farò sapere più avanti. Le prossime indagini mi sposterò direttamente verso la famiglia Melzi e verso Francesco, verso Vario dell'Adda. Vi saluto, ciao a tutti, grazie.